Essere magari teste di serie, aver fatto comunque ottimi risultati a livello internazionale, magari ci poteva mettere un po' di pressione in queste partite, però l'abbiamo gestita abbastanza bene e adesso speriamo bene per la finale. Un primo turno difficile, ieri siamo riusciti poi a vincere, avevamo un po' di pressione addosso, però piano piano, vista la nostra esperienza internazionale, ci siamo sciolti e andiamo in finale, siamo in finale, vediamo domani. Insomma. Sicuramente dobbiamo comunque dare il massimo, impegnarci e dosare con un po' d'astuzia le energie, insomma, per giocarci magari bene al massimo la finale, che a Marco e Giacomo non sarà facile. Beh, anche io la penso così, credo che si debba dare il massimo e vedremo domani. Io sapevo che aggredendoli all'inizio avremmo potuto mettere un po' di punti tra noi e loro, e così è stato. Poi loro sono venuti fuori alla distanza, però il primo set siamo riusciti a chiuderlo noi. Secondo te è stato più combattuto? Magari tatticamente potevamo giocare meglio in certe circostanze, però si è riusciti a chiuderla, anche perché già un'altra volta abbiamo fatto 3 set tirati con loro, è una coppia molto difficile. Nel primo set si è riusciti a creare un margine all'inizio di punteggio, quei 4-5 punti che alla fine poi si sono rivelati decisivi. Io sono riuscito a rompere 3 racchette in 2 set, ho dovuto usarla sua alla fine, e quindi sono riuscito a ritrovarmi per fortuna per gli ultimi punti, hanno fatto 2 errorini loro, probabilmente un po' di tensione e boh, siamo contenti. Abbiamo un po' più di esperienza. Un po' di esperienza. Anche quei 10 anni in più. Domani una coppia difficile, perché chiaramente giochiamo contro 2 professionisti. In passato non quella coppia lì, ma coppie sfasate, quindi sia con Giovanni Greco che con Rosario Maddaloni, siamo riusciti a vincere una finale di assoluti con altri partner. Loro adesso sono un po' affiatati perché fanno anche tornei all'estero e hanno anche dei discreti risultati, però trovando la giornata giusta penso che possiamo almeno dargli un gran bel fastidio. Sì, aggiungo che noi sicuramente non abbiamo niente da perdere, quindi prima di tutto ci divertiremo e speriamo di far divertire tutti.